Ci sarebbe da dire che per quanto riguarda il facile possesso di armi da fuoco, gli americani sono cambiati di poco dai tempi del Far West. Il secondo emendamento della Costituzione americana sancisce testualmente la legittimità di una milizia ben regolata, essendo necessaria per la sicurezza di uno Stato libero, e che il diritto del popolo di tenere e portare armi non deve essere violato. Ed è per questo che negli Stati Uniti esistono oggi più armi da fuoco in possesso privato che cittadini. Il 18enne responsabile del recente massacro di 19 bambini e due insegnanti in una scuola elementare di Uvalde, nel Texas, è uno dei cittadini che con tanta facilità ha acquistato armi da fuoco. Questo è l'ennesimo di una serie di massacri di questo tipo commessi nel giro di pochi anni in America. Malgrado ciò, l'opinione pubblica è divisa fra i pro e i contro il facile acquisto di armi. Ed è divisa anche l'opinione dei politici che avrebbero il potere di cambiare le leggi e, come sembrerebbe necessario, la Costituzione. In Ucraina le attività belliche sono ora concentrate sulla zona del Donbass, dove acquistano crescente ferocia. Putin sembra deciso a consolidare una volta per tutte il suo controllo della zona, bombardandola per conquistarla. I patriottici ucraini resistono e contrattaccano, anche se trovano sempre più difficile avere la meglio sulle forze russe, che, secondo fonti ufficiali, sono 7 volte più attrezzate di quelle ucraine in campo. Questa guerra si presta a considerazioni dialettiche, come quelle espresse giorni fa da Kissinger, il ben noto segretario di Stato americano al tempo di Nixon, ora in pensione. Kissinger ha espresso l'opinione che Zelensky farebbe meglio ad accettare concessioni territoriali ai russi se vuole giungere ad un accordo con Putin per la cessazione delle ostilità. Ma le dichiarazioni di Kissinger sono state veementemente rigettate dagli ucraini, per i quali l'unica condizione per un accordo è l'abbandono da parte dei russi di tutti i territori occupati, inclusa addirittura la Crimea. Pur ammirando il patriottismo degli ucraini, ci si chiede come questi termini possano mai portare Putin al tavolo dei negoziati. Pertanto questa guerra durerà a lungo con risultati difficili da prevedere.